In uno dei momenti più bui per il settore, al Museo Pecci, un gruppo di imprenditori ha organizzato Rifiliamo. 20 aziende hanno presentato le collezioni per la tessitura e l'arredamento. Per dimostrare che ci risiamo, anche se poi è un momento molto difficile, il mercato si sta muovendo, il mercato è abbastanza fermo e la situazione non è molto bella. Però giustamente anche questa volta abbiamo il nuovo campionario della tessitura e dell'arredamento, e Jersey, quindi avevamo la voglia di farlo vedere ai nostri clienti. Collezioni che sono state presentate a un centinaio di clienti italiani che si sono prenotati per mail. I numeri non sono quelli dell'antivirus, insomma, del momento precedente della crisi. Ma sono, diciamo, incoraggianti dal punto di vista di volontà di tutti di far bene, di far meglio e di far presto. Queste situazioni devono essere replicate, come anche stiamo facendo in alcuni mercati all'estero. Ma è un modo per intercettare la richiesta del mercato, per avvicinarsi ai nostri clienti e per far vedere comunque che siamo vivi, dinamici. Io credo che in questo momento si debba pensare a delle aggregazioni verticali che debbano salire a monte, direi alla materia prima, e scendere a valle, la butto lì, addirittura fino a un negozio, che sia virtuale o che sia fisico. La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del comune. Che ci sia la voglia di farlo nella nostra città al Pecci, lo voglio leggere come uno straordinario messaggio di speranza nel futuro e di voglia di esserci, essere protagonisti. Un luogo particolare, il Pecci, che unisce arte e lavoro. Se la collocano a Prato direi molto bene, perché è una città dal cui lavoro è nato questo museo.